Oggi, sabato 6 aprile, è il Carbonara Day. Ora, a me fanno un po' ridere queste feste, che poi in realtà feste non sono, sono più delle giornate, perché non hanno un granché di logica. Però, percorriamo un pochettino l'onda, sfruttiamo l'occasione per portarvi, per portare una carbonara. Quella che io ritengo una delle migliori carbonare di Roma, è quella che sicuramente è una delle più costose. Per me la più costosa tra quelle che ho provato. Ci troviamo da Luciano, Cucina Italiana, Luciano che è il re della carbonara, e siamo dietro Campo dei Fiori. Ecco il menù, praticamente un foglio di carta, menù molto easy perché ci sono 4 antipasti, 3 primi piatti, 3 primi piatti romani tra l'altro, e 3 secondi. E noi ovviamente abbiamo preso la carbonara di Luciano monosilio. E lo so, è alta, molto alta. Costa tanto, troppo. Il prezzo è ingiustificabile, però se mettiamo da parte quello per un attimo, io la considero veramente una, se non la più buona di Roma, una delle più equilibrate, delle più raffinate. Quindi mettiamo un attimo da parte quanto viene, concentriamoci sul piatto di pasta. Ma chi è Luciano Monosilio e perché è definito il king della carbonara? È definito da tutti così perché lui con la sua cucina e in parte anche con la sua carbonara ha raggiunto in un altro ristorante che è Pipero in passato la famosa stella Michelin. E ovviamente firma di Luciano quando ordini la carbonara è la forchettina d'oro, o almeno color paglierino. Comunque troppo simpatico il fatto che sono andato al bagno e a parte che c'è lui in cucina che sta preparando personalmente le carbonare, ma il ristorante è, non dico pieno, però gente ce n'è, e tutti i tavoli sia dentro che fuori hanno sul tavolo lo stesso piatto, la carbonara. Non c'è una matriciana, non c'è un antipasto, non c'è un secondo, tutti qua per la carbonara. Volevo leggervi una cosa che c'è scritta sul sito di Luciano. Praticamente c'è scritto che Luciano Cucina Italiana è un progetto inclusivo, perché non deve essere accessibile solamente a un esiguo numero di persone. Vogliono colmare il gap tra alta cucina, da cui recuperano le tecniche, e cucina popolare, quindi i piatti, in questo caso quelli romani, di cui codifica le ricette eliminandone i difetti. Quindi diciamo l'obiettivo è importante e secondo me lui ci è riuscito, almeno in questa seconda cosa, quella di prendere i piatti più popolari e eliminare tutti i difetti. E poi ho da ridire sul fatto dell'inclusività, perché comunque se già prendi in secondo e un altro piatto veramente spendi tanto. Se vieni con una famiglia il conto è altino, quindi da inclusivo forse, non essendo questa alla fine un ristorante stellato, ma una via di mezzo tra una trattoria e una cucina più ricercata, secondo me è un pochettino troppo. Però vabbè, lasciamo la parte un'altra volta questo e concentriamoci sulla carbonara che tra poco arriverà. Che poi la cosa bella, conosco questo posto da quando ha aperto anni fa, molti anni fa ormai, e la carbonara nel tempo è salita. Mi ricordo che inizialmente, se non sbaglio, costava sui 15 euro, poi dopo un po' di tempo è arrivata a 16 e ora addirittura sta sui 18. Quindi io spero si fermino così. Eccola, è arrivata sua maestà, o meglio sono arrivate loro maestà, le carbonare di Luciano Monosilio. Bella e bella, andiamola a girare. Spaghettone tra l'altro che fanno loro, credo, perché hanno anche il pastificio. Bella, ovviamente si vede, bella cremosa. E il guanciale, che in realtà è guancialone, sono cuboni di guanciale. Questa è una delle particolarità della carbonara di Luciano. Dalle retrovie intanto mi dicono che è buona.
E me lo dice qualcuno che non l'aveva mai provata. Non è buona, secondo me, l'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, è perfetta. Cottura della pasta che è perfetta, mantiene bene la cottura, rimane al dente il giusto, poi comunque una pasta di buona qualità. E apro e chiudo parentesi, lo spaghettone io lo amo quando si tratta di carbonara, secondo me ci sta veramente bene. E guanciale, loro hanno questa cosa che fanno il guanciale a cubettoni, però tutti omogenei, non fanno quella scelta di avere un guanciale più morbido all'interno e poi guarnirlo invece con la parte di guanciale più croccante sopra, ma è un guanciale omogeneo fatto a cubettoni belli grossi e cucinato in modo tale che fuori rimangono croccanti, quindi fanno una crosticina, però quando mordi sprigionano, cioè tutta quella parte morbida e grassa all'interno, no? E poi la cremosità della pasta, cioè la cremosità dell'uovo, le immagini parlano da sole, è inutile che ve la descriva io. Sicuramente non è una carbonara da tutti i giorni, ci vieni proprio una volta ogni tanto per levarti la cosa, no? La prima volta per levarti la curiosità, la seconda per ritornarci perché è buona. Però il romano, ammetto che difficilmente magari ci torna spesso e volentieri, perché comunque vuoi non vuoi quei 18 euro li spendi per un piatto di pasta. E di carbonare buone comunque ce ne sono a Roma, tante, me ne è in mente Trecca, Santo Palato, ma anche altre meno note, e ci sono carbonare buone che costano anche molto di meno. E comunque io, è talmente buona sta carbonara che io mentre parlo le faccio vedere una cosa, faccio vedere Sofia già dove è arrivata. Io ancora ce l'ho tutta qui, mentre questo è il piatto di Sofia, ovviamente l'ha finito, quindi ora basta chiacchiere, cerco di recuperarla. Dai, però ti ho quasi alla fine recuperato. Boh, tu hai finito ora, no? E io invece ci sono quasi. Ma lo sai perché è buona sta carbonara? Perché è armonica, è equilibrata, è delicata, come dicevi tu. La crema non è troppo prepotente, il pecorino lo senti il giusto, poco, il giusto. La parte di sapidità, infatti, viene dal guanciale, la dà solamente il guanciale. Poco il pecorino, tanto il guanciale. Quando lo mordi senti proprio quella sapidità. Un guanciale che è di qualità, veramente equilibrata. Io lo dico un'altra volta, non so se è perfetta, ma poco ci manca. Ed ora direi che è obbligatoria la scarpetta. Questa è sempre la parte più bella. Ma vediamo anche Sofia cosa ne pensa. Prima di tutto, ti è piaciuta questa carbonara? Sì. È tra le più buone che hai mangiato finora? Sì. Ok. Un voto da 1 a 10? 8. Un 8? Vabbè, direi che è positivo. Io andrei anche un pochetto di più, anche un 9 darei. Vabbè, direi chiudiamo il video. Che dite? È o non è la carbonara di Luciano la più buona di Roma? Ed è o non è la più costosa? Scrivetemelo qui nei commenti. A parte questo è Luciano, non faccio il tempo a farvelo vedere, è Luciano che ha finito di far carbonare e che c'ha l'Early. Che modo è? Mi sembra un Early. Quindi avete sentito Luciano e scappare via e niente, ci vediamo
al prossimo video. Ciao.